sento un motore Ferrari. Sono dei gioiellini interessanti. Adesso accanto a me ci sono i due assessori competenti, l'assessore padrone di casa, mi permetto di dire, Cutò di Gugliasco e l'assessore Bentenero della Regione Piemonte. Presento, sono Anna Maria Cutò, tra le mie idee ho anche l'orientamento dei ragazzi in uscita dalle scuole superiori. Intanto un ringraziamento a Maserati che anche quest'anno ci ha dato l'opportunità di fare questa iniziativa dentro lo stabilimento. Voi affacciate verso una scelta importante, quella di decidere che cosa fare dopo la scuola superiore. Quindi noi speriamo di avervi dato l'opportunità di conoscere quel piccolo mondo del lavoro, piccolo grande mondo del lavoro, che può essere anche in futuro per voi un'opportunità per immaginare quale sarà il vostro destino lavorativo. Sono io che ringrazio voi per avermi mostrato i giovani. Intanto buongiorno a tutti voi, io mi presento, sono Gianna Bentenero, assessore regionale e mi occupo di lavoro, formazione e istruzione. In questi anni molto spesso le aziende, tutte le aziende, ci hanno raccontato e ce lo hanno detto in diversi modi che i ragazzi che escono dalle nostre scuole non conoscono bene il mondo del lavoro e sono molto lontani dal mondo del lavoro. Il modello QA in Italia vuol dire cercare di individuare degli strumenti tali per cui durante il vostro percorso formativo possiate sempre di più stare, vivere l'esperienza del mondo del lavoro. È stato un piacere venire qui in Maserati, perché venire in Maserati e ricevere un assist da Champions League per chi fa parte di un'università tecnica. Perché qui vedete attraverso questi prodotti realizzati il meglio dell'ingegneria italiana, il meglio del design italiano, e noi siamo una scuola di ingegneria e di design, quindi cosa possiamo volere di più che essere qui a parlare di noi di fronte ai prodotti della creatività italiana. Voi siete giovani, ma credo sappiate che la maggioranza degli istituti tecnici italiani sono nati con solidi collegamenti con le aziende del territorio. E che quando ero giovane io, il mercato era al massimo un mercato internazionale di alcuni paesi e con una competitività relativa. Oggi il mercato è mondiale, la competitività è assoluta e diventa decisivo quello che si mette in campo. Però devo dirvi che la maggior parte dei giovani che entrano nella nostra azienda arrivano effettivamente dalla facoltà di ingegneria in generale. Quindi il Politecnico è una fonte fondamentale per noi per proporre effettivamente studenti e candidatori interessanti. Cioè, crediamo in voi. Tutto quello che vi è stato detto questa mattina viene messo a vostra disposizione. Ma se ognuno di voi non crede in se stesso, tutto il lavoro di formazione che avete fatto, che farete ancora, sarà semplicemente, come dire, solo un accompagnamento. Un grazie a voi.